stato completamente raso al suolo l'ecomostro che per anni ha dominato sulla baia di Sapri. La società calabrese Club Tirrenico, proprietaria dell'area e dell'ex cementificio, ha ultimato i lavori di abbattimento e di bonifica dell'intero sito. Contemporaneamente la stessa società ha dovuto procedere allo smaltimento dei rifiuti non autorizzati che furono scoperti dalle autorità competenti in un angolo di quel terreno, un deposito di spazzatura per il quale scattò il sequestro dell'area. Per consentire alla società la prosecuzione degli abbattimenti, le operazioni di bonifica e la rimozione della discarica abusiva, il Tribunale ha disposto il dissequestro temporaneo. Ora che i lavori sono stati eseguiti, su quel terreno sono ricomparsi i sigilli. L'area dunque resta sotto sequestro in attesa di nuove disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria. Il dato positivo per la città è che l'ecomostro risalente agli anni 50 non c'è più. Quella preziosa area antistante la spiaggia è libera da cemento e spazzatura. Si chiude così un'operazione partita nel 2013 con il protocollo d'intesa firmata tra la proprietà e l'amministrazione comunale guidata dall'allora sindaco Del Medico. Un'intesa che prevedeva a spese della proprietà l'abbattimento dell'ex cementificio e la bonifica dell'intera superficie. Le demolizioni iniziarono il 13 aprile 2016. Dopo una serie di vicissitudini, in questi giorni sono stati ultimati i lavori previsti dal protocollo d'intesa e quelli disposti dall'autorità giudiziaria. Ora si progetta il futuro dei 20.000 metri quadri che per anni hanno accolto l'ecomostro. Il Club Tirrenico, ci riferiscono dalla società, punta alla realizzazione di opere utili per il settore turistico ricettivo. La società calabrese è proprietaria anche della collina sovrastante e il terreno pianeggiante per un totale di 8 ettari di superficie.